sono molto contento di chiamare sul palco Don Luigi Ciotti, Propaganda Live. Prego. Allora, tanto bentornato. Vedo questa meraviglia di sagome. Ci si arrangia. Ma sono vive. Vero? Sono vive. Ma la cosa incredibile è che ci siamo abituati ormai e parliamo anche con alcune di loro ogni tanto. E chissà come sarà quando torneranno anche gli umani. Puoi vedere da Milano tra le sagome si confonde. Sì, poi con la compagnia di oggi in particolare, da Milano tra le sagome si confonde, non so se è un complimento o meno, però... Cioè, sono più sì, vive. Diciamo che lui diciamo, è camaleontico. Allora, con grande piacere che appunto che abbiamo di nuovo la possibilità di parlare, e in particolare in questa settimana. Marco ha citato tre fatti, non so se chiamarli di cronaca, non so bene come definirli, ovviamente diversi, ma comunque assimilabili per la violenza che li ha contraddistinti, e che sono diventati tutti argomento di dibattito, come diceva Marco, anche, devo dire, di campagna elettorale, dato il momento. Io, quando è stato ucciso Don Roberto, ero a Colleferro, perché questa settimana sono andato a Colleferro, poi più tardi racconterò che cosa ho visto a Colleferro, Artena, Paliano, i paesi, diciamo, protagonisti, più o meno consapevolmente, inconsapevolmente, diciamo, della vicenda di Willy Duarte. E mentre stavo lì e leggevo le notizie relative al caso di Willy Duarte, a un certo momento mi è capitato un hashtag che parlava di Don Roberto. Io non sapevo che era successo quello che era successo, e il primo tweet, ora non ricordo neanche scritto da chi, ma questo è assolutamente irrilevante, metteva subito in contrapposizione i due fatti, come appunto avete parlato di fascisti nel caso di Willy Duarte, questi sono immigrati, adesso come la mettiamo? Allora, ti chiedo, intanto, se lo hai, se vuoi condividerlo con noi, un ricordo di Don Roberto, del suo ruolo, del suo lavoro, dell'essere prete di strada, poi cosa vuol dire, diciamo, e un tuo parere su questo dibattito abbastanza assurdo, a mio modo di vedere, che subito si crea a margine di due fatti di questo tipo. Sì, grazie. Io credo che c'è un filo comune tra la morte, è stato ucciso Don Roberto, tra quello che è successo a Colleferro e Maria Paola. Userei una parola che lega tutto quanto insieme, che è una parola a volte abusata, ma che mi sembra questa sera dobbiamo gridarla. Il filo è l'amore. L'amore. L'amore di Don Roberto per gli ultimi, per i poveri, per le persone più deboli e più fragili. Un atto di generosità, una reazione non di indifferenza ma di amore, per fare da paciere rispetto a un amico che veniva beffeggiato e calpestato. Ed è una storia di amore, una storia d'amore è quella di Caviano tra queste due persone. E quindi il filo è l'amore, vi prego, vi prego. Sì, io ho conosciuto Don Roberto, d'altra parte nei nostri contesti, nei nostri mondi, o per una ragione o per un'altra, ci si incontra. Ho questa immagine di un prete giovane, carico di passione, di impegno, ma soprattutto di una capacità di testimoniare nei fatti, non nelle parole del Vangelo, nel modo come dovremmo fare tutti, radicale, più radicale. Perché solo nella radicalità si può fare tutto questo. Ma ora mi sembra di poter dire che non è la morte di Don Roberto che certo ci ferisce, ci pone dubbi, domande, stupori, ma non è la sua morte, vi prego. È il nostro morire di tutti i giorni che mi preoccupa. Sono le nostre agonie. L'agonia di una società, di una politica, di tante persone che stanno a guardare, che giudicano, etichettano, semplificano. Non è la sua morte che ci fa soffrire,
ma è quel morire quotidiano di tante situazioni e in tanti contesti. Allora in questo senso mi sembra di poter dire, no, lo dico agli amici meravigliosi, avete visto la gente, i migranti, i poveri gli ultimi, che lo stanno piangendo profondamente, perché lui si spendeva per tutto questo, perché lui era capace a legare la solidarietà e la giustizia, la solidarietà e i diritti. Era un sacerdote che rispettava sì la dottrina, ma poi si inventava di tutto per andare incontro a chi è nel bisogno. Ma per piacere, non chiamateci preti di strada, preti antimafia, preti antidroga, sai questi linguaggi che a volte si sentono, che riducono, che ti mettono dentro un contesto. I preti sono preti e ognuno a modo suo è chiamato a vivere il Vangelo, non così così, ma in modo radicale come il nostro Don Roberto. E mi permetto di dire agli amici, non cercatelo sotto la pietra, non cercatelo nella tomba, non cercatelo nella cenere. Don Roberto dobbiamo cercarlo qui dentro nel nostro cuore, ma soprattutto il miglior modo di vivere Don Roberto è quello di incontrarlo nella storia, nel volto delle persone che lui ha amato, servito e nutrito. Faceva cenno anche Marco, lo dicevi anche te adesso, si cerca subito quando c'è un fatto di questo tipo che ci sconvolge ma che difficilmente è spiegabile, una spiegazione semplice che riduce di colpo ogni complessità. Il caso di Willy Duarte a Colleferro da questo punto di vista è paradigmatico, perché appena è successa questa cosa con questo ragazzo ucciso con una violenza, una ferocia brutale e davveramente inspiegabile, ammesso che la ferocia sia mai spiegabile, e le spiegazioni che sono state date da giornalisti, da politici, da intellettuali, sono state, ogni giorno ce n'era una. C'è stato il giorno in cui, non so, si è detto è fascismo, poi si è detto è razzismo, poi si è detto è criminalità, poi si è detto sono le arti marziali, poi c'è stato ogni giorno, adesso si parla del reddito di cittadinanza, cioè il momento, no, anche mediatico, più opportuno di volta in volta per cercare di trovare una causa utile a spiegare un fatto di questo tipo. E poi spesso, diciamo, alcune di queste cause non escludono le altre. Tu che, diciamo, sei sicuramente persona complessa e che cerca di semplificarla la complessità nel momento in cui la spiega, sapresti spiegare come può nascere un fatto di quel tipo, di quella gravità, che ha sconvolto più comunità? Io appunto sono stato là, ripeto, poi lo vedremo, e nessuno riesce bene a dare una risposta. Per ricordare Willy mi ha colpito, e credo ha colpito tutti, l'invito della mamma a una camicia bianca, una maglietta bianca, il segno della trasparenza, della purezza. Per me è una dimensione di bellezza straordinaria. E mi pare importante sottolineare innanzitutto con forza la gente bella, la gente bella, la gente bella di Colleferro come la gente bella di Como, che non possiamo dimenticarci. Il dovere che abbiamo sempre, anche nell'informazione, il distinguere per non confondere e il far emergere innanzitutto le cose belle e positive che ci sono. Mi ha fatto piacere che oggi proprio a Roma è stato dato vita a un murales con la scritta, col volto, col suo volto sempre profondo e sorridente, con scritto sei stato coraggioso contro l'indifferenza. E mi pare che nelle camicie bianche, in quel segno, e questo impegno di pancia, spontaneo, ripeto, un atto d'amore, ecco, ci raccontano, secondo me,
di una malattia molto profonda e diffusa, perché c'è un individualismo, un io malato, c'è proprio un ripiegamento su se stessi. Allora ci sono delle immagini che ti inquietano, che ti inquietano. Questa è una società che ha spaccato legami, relazioni, cresce l'odio, il rancore, si cerca sempre un capro espiatorio. Oggi facilmente sui migranti, ma sui diversi, l'abbiamo visto ancora in questi giorni. Questo io malato, questo individualismo, noi dobbiamo recuperare un noi, dobbiamo recuperare le relazioni, perché le relazioni sono l'essenza della vita. Allora in questo senso io sono inquieto, sono preoccupato, perché questa forza, questa ostende forza, no? Che abbiamo visto, il camuffare tante cose, che lì regnava, questi clan, queste persone che vogliono schiacciare gli altri. Allora signori, certo, vengono calpestati dei valori, dei grandi riferimenti, ci dobbiamo chiedere il senso della famiglia, il ruolo dell'educazione, le povertà educative, quali strumenti offriamo sui territori. Ma in quel territorio abbiamo visto una marea di ragazzi bellissimi. Allora dobbiamo recuperare in noi dobbiamo recuperare un individualismo impressionante che ci sta mortificando tutti. Ma riguardo chi ha detto fascismo, razzismo, io credo, guarda, che la più bella definizione l'ha dato in un editoriale pochi giorni fa sul Corriere della Sera Carlo Verdelli, una settimana fa, quando ha trovato, parlando di una mentalità che genera violenza evidentemente, io l'ho trovato molto acuto, molto puntuale, il neologismo nel quale ha detto che tutto questo è sfascismo. E quindi in questa parola c'è uno spessore di contenuti. Quanto egoismo, quanto individualismo, quanta indifferenza. Allora ha ragione il Papa Francesco quando ha detto che non si uccide solo con le armi, non è solo la violenza diretta, ma si uccide anche mortificando la vita delle persone, non creando le condizioni di vita, di libertà, di dignità alle persone. Allora noi abbiamo tanti morti vivi, noi rischiamo, e c'è qui una politica che è chiamata a interrogarsi e fare la propria parte, perché se l'Italia agli ultimi posti per la dispersione scolastica, per la povertà educativa, se perdiamo migliaia di ragazzi durante gli anni dell'università, se il sociale non viene considerato sempre un costo, non un volano di cambiamento, non un investimento per dare dignità alle persone, non usciremo fuori. Se non si recupera la dimensione dell'educare, non ce la faremo. C'è una violenza verbale di cui sono tante persone responsabili, anche quelle che contano, quelle che predicano. Questa violenza verbale, l'abbiamo visto negli ultimi anni, ha generato e continua a generare anche altra violenza, e l'abbiamo visto in questi giorni. Grazie mille, Don Luigi Ciotti. Grazie mille. Ciao, salutiamo.